Secondo Enea sono almeno 10.000 i cantieri fermi in Abruzzo dopo la decisione del governo di dare uno stop al superbonus 110. Allo scorso ottobre, nella nostra regione, è stato ultimato il 79% dei cantieri aperti, ma cosa ne sarà del restante 21%? La regione ha provato a venire incontro con l'investimento di risorse importanti, ma è riuscita solo ad ottenere per il momento la proroga a giugno 2024 per la conclusione dei lavori dei cantieri già aperti. Nel mezzo una miriade di situazioni controverse che rischiano di danneggiare non solo i condomini, ma anche moltissime imprese che rischiano il fallimento. Una vicenda connotata dalla sovrapposizione di normative contraddittorie, secondo l'Associazione dei Consumatori Codici, che stanno aprendo un capitolo di contenziosi e per questo l'Associazione ha deciso di mettere a disposizione la sua squadra di legali per affrontare al meglio un percorso estremamente complicato. Ci sono un sacco di controversie che per il momento sono sulla carta, ma che poi rischiano di diventare concrete, perché con lo stop di questo super bonus e naturalmente ci sono alcune pratiche che sono rimaste incomplete, ci sono alcuni lavori incompleti, certificati che mancano, poi con la burocrazia che, come tutti sappiamo, nel nostro paese impera, e ci sono delle controversie in atto, e noi attraverso questo sportello vogliamo appunto mettere a disposizione la nostra competenza, la nostra esperienza a favore dei cittadini, dei consumatori, ma anche delle piccole imprese che si trovano magari dall'oggi al domani a doversi indebitare proprio per questo fatto, per questo provvedimento legislativo. Che tipo di servizio fornite? Se noi serviamo un servizio legale soprattutto attraverso i nostri avvocati, civilisti, amministrativisti e penalisti, e lo sportello è a disposizione di tutti quelli che lo vogliono consultare. Naturalmente la consulenza è gratuita, poi se si deve addivenire diciamo così a cause penali, civili o amministrative, allora sarà l'avvocato a stabilire la parcella cercando di attenersi ai minimi previsti per legge. Avete già ricevuto diverse segnalazioni, immagino? Sì, finora abbiamo ricevuto 5 segnalazioni che riguardano alcuni condomini sia di Pescara che della provincia.